Allora, siamo a Roma, cari ragazzi della pagina, adesso siete tanti perché stiamo arrivando a 53.000, è una roba allucinante. E siamo nel caldo di Roma, anche se adesso c'è un pochino di arietta, in mezzo a Castel Sant'Angelo, in un parchetto pieno di cani. E ho il piacere di essere qua, voi l'avete già conosciuto anche tramite la pagina e avete visto anche tanti suoi lavori. Massimo Vermüller, attore di teatro e attore di televisione, che si ricorda il famoso commissario Peppe Tenella, famosissimo della squadra, che è stata per me è stata una delle edizioni più belle della squadra, io le ho seguite tutte, e alla fine la vita ti porta a conoscere dei personaggi che amavi nella fiction. Grandissimo animalista, lui è Rocco, grandissimo animalista, e vorrei che Massimo parlasse un po' dell'animalismo, del suo modo di vivere l'animalismo, perché lui lo vive proprio in maniera forte, e niente, vi parlasse un po' di quello che è l'animalismo per lui. Prego Massimo. La cosa pericolosa in questi casi è dire delle banalità, soprattutto fra persone che amano gli animali, per cui che sono tutti dalla stessa parte. L'ideale sarebbe dire queste poche parole, anche un po' venate di qualche grammo di rabbia, perché è chiaro che quando parli di animali parli non solo di amore per loro, ma parli spesso della necessità di proteggerli, perché gli animali, nella loro fragilità assoluta, nel non sapersi curare di loro, chiederebbero solamente a gran voce, no, a grande abbaglio, a grande latrato, a grande grugnito, quello che è, crederebbero in modo forte di essere protetti, amati, di avere la nostra attenzione quantomeno. Questo succede, devo dire, in percentuale, come benissimo Sandrea, molto succede molto più di rado che non il contrario. Allora, quello che dico io è che queste parole che uno poi dice le dovrebbe dire a chi ha perpetrato o violenza o addirittura violenza, ma anche basterebbe disattenzione nei confronti degli animali. Noi veniamo da un campionato europeo che è stato fatto sul sangue di quei cani randaggi che hanno avuto la sola colpa di essere randaggi. Stiamo osservando un menefreghismo assoluto e generale di fronte al fatto che nella fabbrica degli orrori, dietro l'alibi della scienza e della vivisezione, si perpetra un assassinio nei confronti di questi piccoli bigoli. C'è un'immagine stupenda per la sua terribilità su Facebook di questi tre cuccioli di Beagle che, di fronte a un semplice fotografo che era entrato lì per documentare, ma essendo uomo, essere umano, si rintanano tutti e tre in un angolo della stanza, hanno tutti e tre terrore di vedere questo uomo. Perché? Se l'aspirina per esempio è stata trovata senza spargere nemmeno una goccia di un animale, di sangue di un animale. Allora noi siamo continuamente di fronte, e fino a che c'è bisogno di attenzione, aiuto, protezione, dolcezza nei confronti degli animali, c'è bisogno di persone come Andrea. Andrea dice che, Andrea per me, dopo il Cid Campeador, come ho avuto modo di dire, viene Andrea, nel senso che è un eroe dei nostri tempi, perché fa una battaglia che i più non considerano fondamentale per l'esistenza umana, e fa una battaglia veramente fra pochi. Sono tanti quelli che si battono in questo modo, come dei guerrieri, sul campo. Perché Andrea è carino, dice io sono un animalista, ma il mio è l'amore per gli animali che è forte. Non è purtroppo la fattività di un soldato di questo tema. Cioè io purtroppo lo devo ammettere, non è che sto in trincea come ci stai tu. Forse capiterà, forse alla fine mi metto una divisa e vengo pure io, probabilmente succederà, ma nel frattempo che cerco di pensare un po' al mio orticello dell'esistenza mia e di amarli e di fare qualcosa per loro, che sono firme di sostegno, solidarietà e quant'altro, io sono contraddistinto solo da un grande amore per loro. Dico perché? Perché secondo me, io se l'ho detto questo, per capire, quindi probabilmente mi ripeto, ma visto che questa è la prima, lo dico. Se fossi prete, si sente, stai andando avanti,
fossi prete direi che gli animali, secondo me, sono più vicini di noi a Dio. Siccome sono un laico, dico che sono migliori di noi, punto. Cioè perché? Perché se tu guardi, con Andrea si parlava di questo, si parla sempre, se guardi uno sguardo, se guardi negli occhi un cane, tu vedi una pulizia, tu vedi una purezza, che solo per questo li rende superiori come esseri viventi. E poi grazie agli occhi di un cane, io per esempio ho amato, ho imparato ad amare tutto quello che è vivo nella natura intorno. Sembra strano, ma tutto ciò che è vivo, e difatti è proprio una cosa che è capitata qui di orrore naturale, perché un gabbiano in picchiata ha ucciso un piccolo di piccione. Qui a Roma sono considerati come dei topi volanti. Invece quel piccolo di piccione che io ho preso nella mano e ho scansato dal via vai di cani, dove che poteva succedere qualcosa. Probabilmente il gabbiano non l'ha mangiato perché ha avuto paura dei cani, ma insomma è morto inutilmente. Nella sua resistenza di giovane piccione, per cercare di vivere, perché pieno di vita non voleva morire, ha fatto 2-3 movimenti di corpo, ha arcuato il corpo, ha fatto un tentativo di apertura di ala, poi ha dato 4 colpi di fiato, di respiro pesante, ed è morto. In questa immagine io ho capito ancora di più quanto è vera la sacralità della vita in tutte le sue forme. Cioè, in altre parole, per me non esiste una vita di serie B, non esiste una vita meno importante, esiste una vita diversa dalla nostra. Quella è una creatura vivente a 4 zampe con più colore, e noi siamo invece esseri umani con 2, ma noi sappiamo quando facciamo il male, loro no, anche per questo sono superiori a noi. Bene, direi che Massimo ha detto delle cose molto importanti, molto, molto toccanti. Noi parliamo sempre di animalismo quando io sono qua a Roma. Sicuramente per me è stato un onore conoscerlo e poi scoprire questo lato animalista suo, questo cuore che ha per gli animali anche quando ne parla, e l'ho visto anche commuoversi alle manifestazioni. Sì. Quindi lo ringrazio tantissimo. Soprattutto tu, perché io sono così, godo della tua simpatia e stima per aver fatto il commissario Vettenella, ma tu vai lì in Ucraina a organizzare la difesa a spada tratta di queste creature, questi che io secondo me sono angeli. E niente, poi comunque mi dispiace che molta gente cattiva, perché dice che io ho offeso, ma io non ho mai offeso nessuno nella mia vita, dicono che purtroppo si permettono continuamente di dire che è tutto inventato, purtroppo invece io vorrei veramente che sia un abuso, ve lo dico con tutto il cuore, mi sarebbe piaciuto veramente essere un imbroglione, essere un delinquente. Che non è stato tutto vero. Che tutto quello che è successo era una bufala, come dicono loro. Purtroppo la realtà è diversa, purtroppo sono morti migliaia di animali in maniera orribile e io li ho visti morire tantissimi, e tantissimi mi sono morti in braccio. Pazienza. Andiamo avanti, chi ha avuto delle responsabilità, come ho detto, perché tanti mi chiedono in pagina, e adesso cosa succede? Si va avanti, si continua a combattere, si continua a lottare, perché anche gli animali hanno il diritto alla giustizia, anche gli animali hanno il diritto alla protezione, e anche gli animali hanno il diritto che la verità su cose orrende che succedono a loro sia svelata e sia denunciata come per gli umani. Come diceva Massimo, non c'è la vita di serie A e la vita di serie B, la vita è vita, che sia di un cane e anche di un piccione piccolissimo. E... Beh, certo, grazie. Bisognerà. Ah, scusa, volevo anche dirti di avere forza, perché tu pensa che c'è chi cerca di revisionare tutta la pagina della Shoah.
C'è chi dice che la Shoah non è esistita, certo. Per cui ti puoi figurare, se tu, come io credo, hai pestato qualche piede a qualcuno, piede sporco, probabilmente questo è il minimo che possa evitare, che metta in discussione con tutti. No, e appunto dicevo, bene, non me lo ripeto, stavo per dirti una cosa, anch'io, suscitato con quello che dicevi, ma non me lo ripeto. Chiudiamo comunque, con un saluto, sì, se vuoi. Beh, adesso vorrei scusami, sì, il tema del cane, però randaggio, chiede anche, perché così almeno uno tacita, no? Essendo un problema, perché aumenta a dismisura in maniera esponenziale la creatura vivente che poi è vittima dell'uomo non solo, ma anche di una situazione piuttosto delicata, perché non possono certo tirare dappertutto creature viventi che mettono paura, che possono anche reagire per fame, male. Il tema, il randaggio in sé propone anche il tema di doversene occupare, di dover risolvere il problema in sostanza, creando strutture dove poi si sterilizzano questi cani, dove ci se ne occupa veramente, dove probabilmente chi se ne occupa prende un suo stipendio e quindi c'è da distaccare una parte. Qua a Roma per esempio hanno fatto dei punti inutili, spendendo milioni di euro e togliendoli alla cultura, per esempio, che invece è un indotto di lavoro. A Roma scendi e c'è questo museo a cielo aperto che puoi far venire e vivere con delle attività culturali. Ma se uno distaccasse una parte di denaro per cercare di risolvere anche il problema dei randaggi, non farebbe un minimo danno. Purtroppo non lo fanno perché gli animali sono considerati, purtroppo gli animali sono considerati business quando sono morti. Gli animali sono business quando sono morti, come sono stati quelli di Ucraina e come sono quelli purtroppo della distruzione. Ok, grazie. Il tempo è scaduto perché sta anche finendo la batteria. Abbiamo Va parlato, bene, eh. Grazie mille a tutti quanti, io sono veramente contento che Massimo abbia voluto raccontare la sua verità a voi della mia pagina e del mio sito, perché adesso praticamente abbiamo inaugurato anche il sito. Grazie a tutti. Saluti.